Il popolo sapeva che un solo uomo poteva fronteggiare le bestie del fulmine. Shigenori, lo spadaccino più veloce di tutta Tsushima. Shigenori vinceva ogni duello. Dopo anni di esercizio, aveva creato il colpo celestiale. Un attacco così veloce che non era visibile agli occhi. Shigenori attirò le bestie fino a una spiaggia desolata a Komatsu. La sabbia avrebbe rallentato i loro movimenti. Il loro scontro trasformò la sabbia in cenere e scolorì le foglie fino a renderle bianche. Le bestie furono colpite dal colpo celestiale così velocemente da non potersi muovere. Quando cadde l'ultima bestia, il cielo si schiarì e Tsushima fu salva. Shigenori da allora visse in solitudine. Pochi allievi lo trovarono e solo i più coraggiosi e talentuosi furono degni di apprendere il colpo celestiale. Quando si avvicina una tempesta, viene posta una spada sulla pace di Shigenori da un allievo che ne conosce l'ubicazione per allontanare gli attacchi delle bestie della natura. L'assassino vuole apprendere il colpo celestiale di Shigenori. Nelle mani sbagliate può essere pericoloso. Dov'è andato? Una donna è scappata verso un ponte. L'ha inseguita. Pagherà per ciò che ha fatto qui. Ponte di cui parlava il bardo. Un pianto, da dove viene? Signore, sono stati massacrati! Hai visto l'uomo che li ha uccisi? Lo conosco. Yasuhira Koga. Il nome mi è familiare. Combatté per il clan Yarikawa. Potresti riconoscerlo? Non dimenticherò mai quel volto viscido. Seguimi. Forse posso rintracciare i suoi passi sull'altro lato del ponte. Zoccoli. Yasuhira aveva molta fretta. Sai altro di Yasuhira Koga? So solamente che anni fa era un servo del clan Yarikawa. Col soffocamento della ribellione, il clan fu sciolto e i servitori congedati. Dicevano che fosse andato via da Tsushima, ma tornò quando i mongoli attaccarono. Da dove? Non si sa. Non importa, non può più vivere dopo il crimine che ha commesso. Avanti, c'è un posto di blocco. Mongoli, nasconditi. Oi!
Shentue! È così che vinciamo. Ingu Harvo. Hui, Harvo. Marcella! We are too bad. Arson who niggin helps us. Otto, who's set on summer? Marcella, Archie! Look at the Archie! Zips!
c'è traccia di Yasuhira Koga. Stiamo cercando un certo Yasuhira Koga. Se n'è appena andato. Stava nella torre di guardia. Collabora con i mongoli? Sì. Ho capito solo una parola. Shigenori. Controllerò la torre. Trova un posto sicuro prima che tornino i mongoli. Cosa stava facendo Yasuhira? Foglie bianche, come quelle scolorite dal fulmine nella storia. I mongoli hanno la propria versione della storia di Shigenori. Forse voleva confrontarla con la versione del bardo. Un'arena da duelli. La sta cercando. Yasuhira cerca qualcuno che gli insegni il colpo celestiale di Shigenori. Le foglie bianche. Ci sono alberi con foglie simili qui vicino. Ecco dove è andato. Mi sei stata d'aiuto. Ora va al sicuro con gli altri. Grazie, signore. Spero che punirete quel mostro. Alberi dalle foglie bianche. Bravo, mio Sora. Andiamo, Sora!
Yasuhira deve aver raccolto le foglie da qui. Ecco qui. Foglie bianche, come quelle scolorite dal fulmine nella storia. Qui! Forza, Sora! Torturano qualcuno. Basta! Io ho già detto tutto! Vi prego, ammazzat! Non posso aiutarvi! Basta! Io ho già detto tutto! Aiuto! Sono qui! Tra quei mongoli c'era un uomo di nome Yasuhira. Voleva imparare il colpo celestiale da mio nonno e l'ha portato via. Tuo nonno è in pericolo. Dove sono andati? Al suo campo d'addestramento, un'arena sulla costa di Komatsu. Salvatelo, vi prego.
Yasuhira non può imparare il colpo celestiale. Fuggito, ma potrebbe tornare. Non c'è più, ma occhi aperti. L'abbiamo spaventato. Ho battuto quell'albero per passare. Yasuhira è venuto con i mongoli.
Andava fatto. Don't make him bad. Look that! Der Mund bei Stasla. Hala, we wait. Essere l'arena di Shigenori. Troppo tardi. Cosa stava facendo Yasuhira? Questa spada ha visto molti duelli. Impronte ancora fresche. Yasuhira Koga. Il macellaio della ribellione.